Ciao ragazzi, sono Gastel e oggi parliamo di Garuda Prime, la dama cremisi della morte. Iniziamo! Prima di partire con qualunque cosa, le informazioni più importanti. Numero 1. Questo giovedì ci sarà una live in più su Twitch, completamente fuori dai miei standard, qualcosa di assolutamente nuovo per questo canale, con un ospite speciale e chiaramente a tema Garuda Prime, la nostra splendida dama cremisi. Mi raccomando, save the date, non mancate, ci vediamo giovedì 7 aprile alle 21:30 su Twitch. Altra informazione importantissima: giveaway! Abbiamo a disposizione uno splendido giveaway per Garuda Prime. Si tratta del Prime Access Seeking Talons, che ci metterà a disposizione 3.990 Platinum, Garuda Prime, Nagantaka Prime, Korvas Prime, i glifi di Garuda Prime e l'intero pacchetto di accessori Prime, quindi armatura Kukri Prime, effimera Sanguinax Prime e booster di affinità e risorse per 90 giorni. Ricordo che questo Prime Access ha il valore di mercato di 125,99€, quindi mi raccomando ragazzi, partecipate a questo splendido giveaway. Per partecipare scrivete hashtag cremisi nei commenti, indicando il vostro nickname in gioco e la piattaforma da cui giocate. Il giveaway si concluderà il 12 aprile alle 21:30 e il sorteggio verrà effettuato in live su Twitch. E visto che è la seconda volta che vi parlo di Twitch, consigli per gli acquisti: se non siete iscritti iscrivetevi al canale, attivate la campanella per essere sempre aggiornati sui nuovi contenuti, seguitemi sui social, iscrivetevi al Discord e ogni martedì sera ci vediamo in live su Twitch, più questa settimana bonus il giovedì. Come otteniamo Garuda? Garuda Standard, la versione non Prime, è una figlia di fortuna e dell'aggiornamento che l'ha portato in Warframe. Per ottenere lo schema dovremo fare la prima quest per accedere all'open world, ovvero Vox Solaris. Se poi dobbiamo costruirne una seconda per darla in pasta all'Helmet, possiamo acquistare nuovamente lo schema da Cephalon Simaris una volta completata la quest. Per ottenere i componenti di Garuda dovremo fare le bounty su Fortuna. Le neurotiche le otteniamo dalle taglie di livello 20-40, possiamo tenerla in secondo stage col 12%, quarto stage col 11% e quinto stage col 25%, inoltre il quinto stage, quindi se la facciamo tutta bene abbiamo la possibilità di redrop. I sistemi li otteniamo dalle 10-30, possiamo tenerla in secondo e quarto stage con circa il 7%, in quinto stage col 22%. Lo chassis lo otteniamo dalle 5-15, possiamo tenerla in secondo e quarto stage con circa il 7% e nel quinto stage con il 30%. Per ottenere il Prime, innanzitutto diamogli un'occhiata. Questo Prime è molto interessante, ha più armatura, 400 invece di 300, più energia, 160-360 invece di 120-270, e ha una polarizzazione aggiuntiva V, ovvero Madurai. I Talon Prime, invece, rispetto ai Talon, sono veramente fantastici perché hanno più danno, 280 invece di 248, e più probabilità di critico, 35% invece del 30%. Ma torniamo alle nostre reliquie. Per ottenere lo schema Neo N20, reliquia da drop comune, abbiamo tre modalità. La prima, modalità Fast. Apollo sulla Luna, rotazione A col 14%. Entriamo, facciamo le prime tre rotazioni salvando sempre solo un condotto e usciamo. Long Run su Urano, rotazione B 14%, rotazione C 13%. Salviamo 4 condotti al primo giro, poi sempre uno di meno nel caso in cui salvassimo più condotti del necessario, ma al massimo finiamo in rotazione C. Cattura Void di TR3 Ukko. Un bel frame da velocità, Wukong, Titania, chi volete. Entriamo in missione, catturiamo il bersaglio, usciamo e abbiamo il 6% di probabilità di ottenere questa reliquia. Sì, non è tantissimo, ma è incredibilmente veloce, quindi funziona. Chassis, Meso P7, reliquia non comune. Abbiamo due possibilità, difesa di TR2, quindi io su Giove, Paimon su Europa, Elene su Saturno, in rotazione A col 14%, quindi entriamo, facciamo 10 ondate e abbiamo due possibilità di ottenere questa reliquia. Tra l'altro è ottima anche per livellare le armi, almeno Elene, quindi non male. Oppure cattura sempre di TR3 su Ukko, quindi sempre frame da velocità, 6% di probabilità di uscita.
Neurottiche, Lit G5, drop raro. Se abbiamo abbastanza reputazione su Fortuna, possiamo fare la prima fase del profit taker, che c'era da là con il 15% di probabilità di uscita. Veramente alta per una missione, insomma, abbastanza facile. Oppure Olympus su Marte, rotazione A e B col 14%, quindi o modalità fast, entriamo, facciamo le prime tre rotazioni salvando un solo condotto e usciamo, o modalità long run, salviamo quattro condotti al primo giro, poi sempre uno di meno e stiamo finché ne abbiamo voglia. Infine, ultima opzione, cattura void di tier 1, questa volta Epit. Sempre un warframe da velocità, sempre entriamo, catturiamo e usciamo e abbiamo il 12% di probabilità di ottenerla. Infine i sistemi, Axi G7, reliquia rara, long run su Apollo, rotazione B 14%, rotazione C 12%, quindi salviamo 4 condotti al primo giro, poi sempre uno di meno, e nel caso ne salvassimo più di necessario ci ritroviamo in rotazione C. Tra l'altro, se avete fatto caso, è la stessa e identica missione che ci serve per farmare anche la Neo N20 per lo schema, quindi possiamo comunque cadere bene se facciamo Apollo sulla Luna. Ovviamente possiamo acquistare le reliquie dai sindacati o da Teshin per punti reputazione dei sindacati o per essenze d'acciaio, anche se quest'ultima la consiglio sempre poco perché ci sono sempre ricompense più gustose delle reliquie da Teshin. E infine, chiaramente possiamo acquistare i Prime Access di Garuda, quindi Blood Altar 2625 Platinum, Garuda Corvus e Nagantaka Prime, i glifi a 71,99€, oppure il pacchetto di cui parlavo prima, Seeking Talon, 3990 Platinum, Garuda Corvus e Nagantaka Prime, glifi e pacchetto accessori a 125,99€. Ovviamente potete tentare la fortuna e scrivere hashtag Cremisi nei commenti qua sotto per provare a vincere il giveaway. Parliamo delle abilità, è arrivato fresco fresco un nuovo aggiornamento di Garuda che personalmente ho apprezzato moltissimo. Prima era un warframe molto edgy, tutto giocato sull'avere meno vita possibile per aumentare il più possibile il nostro danno. Dal mio punto di vista questo era problematico su due livelli. Il primo è che dobbiamo vivere costantemente tutta la partita con due punti vita ed è decisamente poco rilassante. Devi stare molto concentrato ed è decisamente l'opposto del mio stile di gioco. Il secondo è che qualunque buffer ci ritrovassimo in partita che ci dava vita era letteralmente una zappa sui piedi. Wisp, Trinity, persino una sentinella con Medi Ray poteva essere un intralcio. Dopo l'aggiornamento è cambiato tutto. Adesso la passiva di Garuda fa aumentare il danno in base alle kill e agli assist che facciamo, sia il danno delle abilità, sia il danno delle armi. In basso a destra abbiamo una nuova UI con la M di Majin Buu, che ci indicherà a che punto siamo. Il danno aumenta del 5% per ogni uccisione. Se non uccidiamo per 5 secondi, il bonus decade dell'1% ogni 2 secondi. Il massimo che possiamo raggiungere è il 100%, quindi possiamo raddoppiare il nostro danno. Altra passiva, se così vogliamo chiamarla, sono i Talon di Garuda. Sono una Exalted Weapon non convenzionale. Non si attiva con un'abilità, ma sono utilizzabili solo se non abbiamo nessuna arma corpo a corpo equipaggiata. Hanno la peculiarità di poter usare le mod come Blood Rush, Weeping Woods e Mod Amalgam e abbiamo la possibilità di inserire una mod di stile e quindi chiaramente aumentare la capacità. Inoltre, come ogni Exalted, può abbattere i nemici attraverso il Rift di Limbo. E questo segnatevelo e ricordatevelo per dopo. Prima abilità, Dread Mirror. Garuda salta addosso ai nemici generando uno scudo frontale che gli ruba la forza vitale e l'accumula in quella simpatica palletta di carne sanguinolenta che ci galleggia sulla testa. Se teniamo premuta l'abilità rilasciamo il Dread Earth come dardo esplosivo. È influenzabile da potenza per il moltiplicatore del danno catturato, dalla portata per la distanza che possiamo percorrere con il salto e il raggio di esplosione del Dread Earth, durata per il tempo in cui il Dread Mirror sarà attivo. Premendo il tasto, Garuda spicca un salto su un nemico e stordisce i nemici vicino a questo entro 8 metri di raggio. Se la vita del nemico è sotto il 40%, il bersaglio morirà all'istante. Tra l'altro, col nuovo update, Garuda è completamente invulnerabile durante il salto. Quando Garuda colpisce la vittima, il danno inflitto viene trasferito direttamente al Dread Earth, quella palla sanguinolenta appunto che ci sta sopra la testa. Per farlo usa il Dread Mirror, questo schermo che ci troviamo davanti, sempre, sia che giriamo, sia che miriamo, e che ci proteggerà da tutti i danni in arrivo, ovviamente davanti, assorbendoli.
Vi eviterò tutte le particolari meccaniche dietro all'assorbimento del danno. Sappiate che non è mai una percentuale altissima, ma che possiamo incrementarla di parecchio usando il moltiplicatore, quindi con la potenza potere. Se poi teniamo premuta l'abilità, raccoglieremo il cuore tra i nostri talon e, al costo di 50 di energia al secondo, raddoppieremo costantemente il danno che è stato accumulato. Rilasciando il tasto, rilasceremo il cuore, infliggendo danno da impatto, 100% di probabilità di effetto e un'esplosione ad area. Esiste un augment per questa abilità, Dread Ward, che ci renderà invulnerabili fino a 8 secondi quando abbattiamo un nemico usando questa abilità, interessante specialmente in sinergia con Reeve di Revenant, anche se non mi ha particolarmente entusiasmato per il mio stile di gioco. Seconda abilità, Blood Altar. Garuda impala fino a 3 nemici sacrificandoli sull'altare del sangue. I nemici impalati rilasceranno costantemente vita a noi e ai nostri alleati entro il raggio d'azione dell'abilità. Se ripremiamo l'abilità, rilasciamo il bersaglio. È influenzabile da potenza per la quantità di vita al secondo che riceviamo, durata per il tempo in cui il nemico sarà impalato e portata per il raggio di effetto dell'altare. Questa abilità è l'abilità salvavita di Garuda, molto molto prima dell'update, adesso un po' meno, ma comunque resta molto importante, specialmente vista la sua terza abilità di cui parleremo tra poco. Piccola nota a margine, cura praticamente ogni alleato in gioco, ad esclusione dei bersagli fissi di difesa, quindi evitate di portare una Garuda in difesa e di usare Blood Altar, anche perché se bloccate un nemico sull'altare, quel nemico è ancora presente in mappa, quindi non verrà considerata conclusa la vostra ondata e non scatterà l'ondata successiva, causando odio da parte di qualunque altro giocatore in partita. Questa abilità è veramente utile in particolari situazioni, ma in linea generale, se avete Gloom nel vostro Helminth, beh, è sicuramente meglio, in quanto purtroppo Blood Altar, per quanta portata possiamo dare a questa abilità, ci costringe a stare fermi in un solo punto. Quindi sì, meglio Gloom di Blood Altar, specialmente su Garuda. A proposito di Helminth, è comunque l'abilità che doniamo al sistema Helminth se gli lasciamo Garuda. Quindi non fantastica per Garuda, ma interessante per altri Warframe, vi consiglio di investigare. Bloodletting. Garuda sacrifica parte della sua vita per ottenere energia e rimuovere ogni effetto. È un'abilità veramente efficace nella sua semplicità. Certo, prima era utile anche per l'aumento del danno, ma in ogni caso, in combinazione con Blood Altar o Gloom o qualunque cosa ci restituisca vita, si traduce automaticamente con energia e vita infinite. Ogni volta che la utilizziamo dimezziamo la nostra vita fino a un minimo di 2 punti. La quantità di energia che otteniamo è influenzabile dalla nostra efficienza. La vera chicca legata a questa abilità è il suo augment, Blood Forge. Castando l'abilità ricarichiamo istantaneamente ogni arma. Avete presente inserire nome di arma potentissima ma con un sacco di tempo di ricarica che volete sempre usare ma che vi fa scendere il latte alle ginocchia quando dovete ricaricare? Ecco, proprio per questo serve Blood Altar. Quarta e ultima abilità, Seeking Talon. Garuda si alza in aria canalizzando il danno e rilasciando i suoi artigli in un'area di 60 metri, se aspettiamo fino al massimo caricamento. I nemici che sopravvivono a questa abilità sono marcati e più sensibili agli attacchi nostri e dei nostri alleati. È influenzabile da potenza per il danno inflitto e della probabilità di effetto. Per capirci, già col 134% di potenza otteniamo il 100% di effetto. E durata per il tempo in cui i nemici saranno marcati. Quando attiviamo questa abilità, Garuda si alza in volo e genera un'aura di artigli volanti intorno a lei di 2 metri. Se qualche nemico si mette in mezzo, viene sbalzato e riceve danno da taglio. Più tempo Garuda resta in aria, più aumenta il raggio d'azione dell'abilità. Se premiamo ripetutamente il tasto, quindi tap e doppio tap, Garuda colpirà solo i nemici in un raggio d'azione di 25 gradi davanti a sé. Se invece lasciamo fare tutta l'animazione, arriveremo fino al 95%. A questo punto vengono lanciati 8 Talon teleguidati che colpiranno i nemici anche dietro pareti e ostacoli. I nemici colpiti saranno marcati con la M di Garuda. M Garuda.
Ok, quando un nemico viene colpito, la probabilità che un attacco gli causi il proc da taglio. Come dicevo prima, basta il 134% di potenza per avere il 100% di probabilità di proc. Nota interessante, il danno da taglio procca anche se le nostre armi o le nostre abilità non fanno danno da taglio. Questa abilità ha un augment molto interessante, Bleeding Talon. Rimuove la dinamica della carica dell'abilità, ovvero premiamo l'abilità e automaticamente scatta un Seeking Talon che colpisce i nemici entro 9 metri. Lo so, non sono tantissimi, era meglio 30, ma va bene. In compenso, se colpiamo un nemico affetto da taglio, otteniamo un bonus al contatore combo. Arriviamo a parlare delle build. Abbiamo ben due build per due stili di gioco un po' differenti, una incentrata sui Talon e una incentrata sul Bloodforge. Sì, ho messo una forma Umbra. Per praticità, per poter giocare di più con la build, ovviamente, potete farne a meno e semplicemente formare un po' di più gli altri slot. Questa build basa tutto su potenza e portata. In questo modo lo stile di gioco è un po' frenetico, quindi se volete rallentare un tantino potete sacrificare una di queste due, personalmente vi consiglio di sacrificare la portata, per aumentare la durata. Partiamo dall'aura. Di default è polarizzata Madurai, quindi V, e abbiamo varie scelte. La prima, la più semplice e la più rapida, fondamentalmente perché Garuda usa delle armi corpo a corpo e perché ci darà più capacità Steel Charge. Oppure un'altra opzione, ma con utilizzi un po' diversi, ovvero vi farò vedere dopo una build dei Talons dedicata, Swift Momentum. Aumenta la velocità di carica dell'attacco pesante e incrementa la durata del contatore combo di 6 secondi. Se volete, potete mettere una forma Aura, e secondo me è un ottimo investimento su questo Warframe, perché vale la pena di giocarci, vale la pena di provare varie cose con questo Warframe. E se mettete la forma Aura potete provare in primo luogo Brief Respite. Brief Respite è un'ottima idea perché all'attivazione di un'abilità converte in scudi il 150% di energia consumata, mentre non hai sovrascudi. Ricapitoliamo come funziona Garuda rapidamente. Entriamo in partita e una delle abilità che dobbiamo castare è Bloodletting per ottenere energia. Questo vuol dire che ci ritroveremo con scudi e molto probabilmente due di vita, o comunque poco di vita. Questo vuol dire che se per sbaglio ci abbattono gli scudi, siamo assolutamente morti, istantaneamente, senza neanche pensarci. Quindi sfruttare la meccanica dello shield gating con Brief Respite è un'ottima idea. Perché? Perché castiamo Bloodletting, magari facciamo un paio di salti con il Dread Mirror e ci ritroviamo di nuovo con tutti gli scudi e quindi il nostro splendido shield gating che si è riattivato. Altra opzione che può essere interessante da giocare, Combat Discipline. Perde 10 di salute all'uccisione e gli alleati ottengono 20 di salute all'uccisione. Perché giocare Combat Discipline? Per un motivo molto semplice. Arcane Avenger. Arcane Avenger è molto difficile da proccare con Garuda proprio per questa meccanica per cui dobbiamo avere sempre gli scudi pieni. Quindi avere il nostro Combat Discipline farà proccare questa particolare meccanica, ma dobbiamo prestare molta attenzione. Combat Discipline ci ruba vita alle uccisioni. Più uccidiamo, più perdiamo vita. Quindi il rischio di morire a causa del Combat Discipline è veramente, veramente alto. Parlando dello slot Exilus, da sbloccare assolutamente sì, i miei consigli. Beh, Primature Futed è sempre un'ottima scuola. Probabilità di resistere all'alterramento, specialmente con un Warframe che vogliamo puntare sul corpo a corpo, è un'ottima idea. Se non ce l'avete, ci sono varie soluzioni alternative. La prima, come sempre, Handspring. Recupero dall'atterramento 160%, lo so, non è Primature Futed, ma ci si avvicina molto. Altra che ci si avvicina molto è Pain Threshold, ma in concomitanza con Caution Shot sulle nostre armi, se utilizziamo ovviamente una build basata su Bloodforge, quindi andiamo a utilizzare soprattutto le armi da fuoco. Altra opzione, meno impegnativa, ma che sicuramente può avere il suo vantaggio, tutti quanti i vari Drift. Agility forse non è il migliore, Coaction Drift può essere una buona idea, Cunning Drift per aumentare la portata, Endurance Drift non credo sia il migliore, Power Drift è sempre un'ottima scelta, così come Speed Drift per la velocità di attivazione. Partiamo dai must have per questa build.
Primed Flow è un must have. È un must have soprattutto se andiamo a usare, come ho fatto io, Gloom, perché abbiamo bisogno di un bel pool di energia, perché magari potremmo non essere nella condizione perfetta per attivare istantaneamente Bloodletting. Quindi sì, meglio avere un po' di margine. Altra mod che vi consiglio caldamente di inserire, Natural Talent. Natural Talent velocizza tutto. È molto semplice, dimezza la velocità di attivazione di ogni abilità. Per un'abilità come Seeking Talon è sicuramente un toccasana, quindi mi raccomando, cercate di inserirla. Parliamo di mod difensive, vari livelli, varie scuole. Livello più semplice, più base, basta semplicemente un Vitality, un Umbra Vitality magari, ma è più che sufficiente per riuscire a sopravvivere. Più si alza il livello, più è meglio cambiare ottica. Quindi lasciamo sempre 300 di salute, ma mettiamo Rolling Guard. Non tanto per la rimozione degli effetti, quello abbiamo detto che lo fa anche Bloodletting, ma soprattutto per l'invulnerabilità. Abbiamo bisogno di quei 7 secondi che possono salvarci la vita. Una scuola che veniva usata prima dell'aggiornamento era il Quick Thinking. Se abbiamo Flow, Quick Thinking può essere ancora un'idea che possiamo sfruttare. Sicuramente molto meglio Rolling Guard di Quick Thinking, è molto più efficace, ma possiamo comunque sfruttarla. Non è una brutta idea. A questo punto iniziamo a pompare le statistiche. Innanzitutto potenza potere, Umbral Intensify, Blind Rage. Blind Rage ci uccide l'efficienza, quindi Streamline. E poi pompiamo le statistiche sulla portata, Stretch, Augur Reach. Augur Reach, in aggiunta a tutto questo, è veramente ottima. Perché? Perché sfrutta la stessa meccanica di Brief Respite, quindi se riuscite, inserite quante più mod del set Augur potete all'interno della vostra build, ma non solo, anche all'interno delle vostre armi primer, perché sicuramente andrà ad aiutare molto il gameplay di questo personaggio. Torniamo alla nostra build e concludiamo parlando, ovviamente, degli Arcane. Una delle poche volte in cui vi posso dire, ragazzi, evitate completamente Arcane Energize, non è così efficace, abbiamo Bloodletting, ci pensa lei a tutta l'energia che ci serve. Abbiamo varie scuole, Arcane Avenger è un'ottima idea, magari in combinazione, come dicevo, con Combat Discipline, ma con tutti quanti i rischi che vi ho già elencato, quindi scegliete voi. Avere delle mod di supporto, in questo caso la build è basata sui Talon, per il corpo a corpo. Quindi possiamo scegliere tra un Arcane Fury, che andrà a aumentare dopo un colpo critico, la probabilità di danno critico per le armi corpo a corpo, oppure un Arcane Strike, che andrà a aumentare la velocità d'attacco, e questo non fa mai male. Un'altra opzione che mi sento di consigliarvi, che ho usato, è Arcane Eruption. Perché? Perché fa crowd control, quindi magari se non utilizzate Gloom, potete utilizzare Arcane Eruption per atterrare i nemici nelle vicinanze quando raccogliamo dell'energia. E sì, nonostante tutto, nonostante Bloodletting, raccoglieremo energia, quindi torna sicuramente utile. Qualche ulteriore piccolo consiglio, mettete gli Arcane Dexterity sulle primer che utilizzate per aumentare ancora di più la durata della finestra combo. E se potete usate la scuola Naramon, in particolare ovviamente Power Spike, perché durante le fasi di stallo del combattimento il contatore combo decade di 5 ogni pochi secondi invece di esaurirsi completamente, molto comodo per un gameplay puntato tutto sulle armi corpo a corpo. Ma finalmente lo so, stavate aspettando, andiamo a guardare la build delle armi corpo a corpo, anzi le build sono due. In primo luogo una build completamente da taglio, sì. Preferisco muovermi completamente sul combo e taglio e non mettere altri effetti. Perché? Perché uso il Panzer Vulpafilia, molto semplicemente, e uso un primer, quindi non c'è bisogno di pompare le statistiche per quanto riguarda il danno virale su quest'arma. La build è abbastanza banale, ma guardiamola comunque. Condition Overload, possiamo metterlo? Mettiamolo. Blood Rush, possiamo metterlo? Mettiamolo. Weeping Woods, possiamo metterlo? Mettiamolo. Quindi aumentiamo il danno per gli effetti, aumentiamo la probabilità di critico, aumentiamo la probabilità di effetto in base al moltiplicatore delle combo. Organ Shatter per aumentare il danno critico e Gladiator Might solo per il danno critico. Non sfrutta purtroppo quest'arma il bonus del set Gladiator. Primed Reach per aumentare la portata della nostra arma e infine Berserker Fury per la velocità. L'ultimo slot come sempre è opzionale. Guardiamo le varie opzioni che abbiamo a disposizione. Primed Smite of.
semplice, rapida, efficace. Come sempre ricordiamo, il danno viene aggiunto alla fine di tutti quanti i conteggi e va a dare il 55% di danno in più contro una specifica fazione. Sì, dobbiamo ricordarci di cambiarlo, ma è veramente molto efficace, soprattutto ai livelli alti. Soluzioni un po' più semplici. Carnis Mandible, più effetto, più taglio. L'effetto bonus non così efficace, ma il taglio e la probabilità di effetto sono sempre un'ottima scelta. Relentless Combination, 100% di probabilità di aumentare il moltiplicatore combo corpo a corpo quando l'effetto taglio infligge danno. Beh, abbiamo una build per i Talon basata sull'effetto taglio, abbiamo delle abilità che puntano tutto sull'effetto taglio, sicuramente non è una brutta idea per aumentare più rapidamente il nostro contatore delle combo. Possiamo utilizzare Quickening. Se l'arma ci sembra ancora abbastanza lenta, possiamo pomparla ancora in più in velocità e inoltre aumenta la probabilità di contatore combo, e questo non è mai un male. Un'altra possibilità che possiamo sfruttare: Spring Loaded Blade, applicando un effetto più 1 di portata per 24 secondi e stecca fino a 2 volte. Più portata, più nemici colpiti. Più nemici colpiti col taglio vuol dire che moriranno prima ancora che gli arriviamo addosso. Infine, ultima possibilità, ma non per importanza, se andiamo a sostituire Blood Altar con un'abilità che non sia Gloom, beh, Healing Return potrebbe essere una buona idea. Ripristina 11 di salute per ogni tipo di effetto che affligge il bersaglio e sicuramente il taglio addosso ce l'avrà. Quindi, assolutamente, assolutamente una buona idea. Altra opzione per la build degli artigli, una build ibrida, ovvero carichiamo il contatore combo e lo scarichiamo con un attacco pesante. Molto simile a quella precedente, Condition Overload, Blood Rush, Weeping Woods. Andiamo a sostituire qualche mod, andiamo a mettere Amalgam Organ Shatter invece dell'Organ Shatter tradizionale. Per aumentare la velocità di carica dell'attacco pesante, andiamo a mettere Quickening questa volta, come must, se volete, al posto di Berserker Fury, perché aumentiamo la velocità d'attacco, lo so, un po' meno di prima, ma aumentiamo la probabilità di contatore combo, che è fondamentale visto che dobbiamo scaricare degli attacchi pesanti, e mettiamo una mod per pompare il nostro attacco pesante. Reflex Coil è una buona idea, ma personalmente, se usate Inner Might della Xenoric, potete evitarlo, e al suo posto potete mettere semplicemente Killing Blow. Killing Blow praticamente pressure point per gli attacchi pesanti, ma ci dà anche velocità nell'attacco pesante. Non male davvero. Tra l'altro, piccola nota a margine, se usiamo questa build possiamo sfruttare l'augment di Garuda Bleeding Talons. Sì, riduciamo molto la portata dell'abilità, lo so, ma la probabilità di contatore combo è assolutamente ottima, visto che scaricheremo i nostri attacchi pesanti abbastanza spesso. Passiamo alla nostra seconda build, ovvero una build basata su Bloodforge. Praticamente la build è uguale a quella di prima, cambiano alcuni piccoli dettagli, guardiamoli bene. Ovviamente mettiamo Bloodforge, come evitarlo? L'arma equipaggiata da Garuda viene ricaricata fino al 100%, quindi svuotiamo il caricatore, castiamo Bloodletting, 100% di caricatore. Abbiamo appena ricaricato senza perdere assolutamente tempo. Quindi mi raccomando, ricordatevi di lasciare Natural Talent in questa build. Personalmente ho preferito, visto che non uso Gloom, dare più portata possibile alle abilità. Ovvero sostituisco e metto Overextended. Si abbassa un po' la potenza potere, ma non ci interessa perché tanto abbattiamo i nemici con le nostre armi e non con le nostre abilità. Infine parliamo di sinergie Helminth. Beh ragazzi, con Garuda le sinergie con l'Helminth veramente si sprecano. Ne ho viste tantissime su YouTube, su canali di Discord, su canali di Reddit. Insomma ragazzi, c'è davvero tanto tanto di cui parlare. Ne ho provate solo alcune, quindi solo di queste vi parlerò nel dettaglio. Per le altre che non ho provato, beh, vi lascio lo spunto e ovviamente potete fare le vostre ricerche in merito. Sicuramente una delle abilità più scontate, come vi ho già raccontato, Gloom di Sevagoth. Assolutamente un ottimo sostituto per Blood Altar, perché ci permette un gioco un po' più dinamico e inoltre fa molto crowd control, visto che Gloom funziona bene con i Warframe che hanno build basate su potenza e su portata e magari efficienza. In questo caso non abbiamo efficienza, ma abbiamo la possibilità di riottenere energia in maniera molto semplice e efficace. Beh, Gloom, assolutamente un'ottima alternativa. Altre opzioni, possiamo buffare i danni, quindi chiaramente abbiamo a disposizione Eclipse di Mirage,
Certo, l'efficacia è ridotta, ma come al solito puntiamo molto sulla potenza e questo ci va a vantaggio. Magari Eclipse, visto che buffa solo i danni delle armi, beh, meglio sfruttarlo con un build basata su Bloodforge. Possiamo usare Roar di Rhino, anche questa è sicuramente un'ottima idea. E infine, sempre per il discorso di buffare i danni, la nostra cara e amata Breach Surge. Wisp ci ha regalato questa abilità, perché non utilizzarla? Una combo molto interessante, Banish di Limbo. Banish di Limbo ci permette di bandire all'interno del Rift i nemici, ma i nostri Talon li colpiscono lo stesso. Quindi loro non fanno danno a noi, noi facciamo danno a loro. Sicuramente ottimo, magari ottimo in un gameplay in solo o con altri Warframe che utilizzano Exalted Weapon, se no vi fate veramente odiare da qualunque altro giocatore, ma è sicuramente una buona opzione. In questo caso, tanta portata e un po' di durata non guasta, perché più sono banditi, meno possibilità ci sono che ci fanno danni. Ah, e chiaramente prima mettete il primer, poi castate Banish, poi andate a colpirli, perché al contrario dei Talon, i nostri primer non attraversano il Rift. Expedite Suffering, ammetto che questa abilità non l'avevo mai investigata più di tanto, ma in questa particolare situazione è veramente efficace. Come ho detto, Garuda gioca molto su tutto ciò che è effetto da taglio. Quindi se siamo bravi a miscelare gli effetti e a darne un bel cocktail ai nostri nemici, beh, con questa abilità ho visto dei Demolisher di davvero alto livello esplodere con un solo colpo. Non male. Questa era Garuda Prime. Personalmente apprezzo tantissimo questo rework perché finalmente l'ha resa un po' meno edgy, un po' più facile da giocare. Se proprio proprio devo trovarvi un difetto su questa bambolina, beh, Blood Altar ci fa stare fermi. Lo so, questo è un gran problema di Garuda. Purtroppo Blood Altar non è la sua migliore abilità, ma c'è il sistema Helminth, quindi Gloom, e abbiamo risolto tutti i nostri problemi. E un altro piccolo difetto, ma questo è più personale se volete, non ha lore. Questa cosa mi dà molto fastidio, il fatto che non ci sia una lore di Garuda mi dà veramente ai nervi, visto che è un personaggio che ha delle prerogative molto interessanti, quindi una lore di questo personaggio potrebbe essere veramente, veramente gustosa. Spero come sempre che il video vi sia piaciuto, che abbiate trovato informazioni utili e interessanti su questo contenuto. Se il video vi è piaciuto come sempre mettete il like, iscrivetevi al canale, attivate la campanella per essere sempre aggiornati sui nuovi contenuti. Seguitemi sui social, iscrivetevi al Discord, ogni martedì sera ci vediamo live su Twitch. E mi raccomando, questo giovedì ci vediamo live su Twitch per una live eccezionale, per una live particolare con un ospite speciale. Quindi non mancate e scrivete nei commenti per partecipare al giveaway. Ciao!